Ed eccoci qua, cari lettori, ad ammirare le due cover, una di Gianfelice e l'altra di Dell'Otto, dell'opera di Mauro Zeo e Giovanni Masi, con i colori di Matera e Saponti. Un'opera importante per Bonelli, perché segna la prima dell'incontro con DC. Zagor Flash, lo spirito con la scure e l'uomo più veloce del mondo, si incontrano. E come si incontrano? Beh, per farlo, per leggerlo, ragazzi, ci vuole tanta umiltà. Di fronte a una storia diversa, una storia improbabile ma non impossibile, e anche per parlarne bisogna sapere ascoltare queste pagine senza preconcetti e con la giusta intelligenza, secondo me. E questo è appunto il punto di forza di questo progetto, che non vuole essere canonico, ma vuol stupire, vuol far capire che Zagor se la vede alla pari con un mito come Flash.